Oggi chissà cosa accadrà, dove si andrà, chi ci sarà, con l'allegria e fantasia, chi te che sono qua, forza Micetti Simpa! Micetti e scherzetti. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, Kit, canne da pesca! Io adoro pescare! Allora andiamo nel boschetto! A pescare nel laghetto di montagna! Forza, Micetti, si va! Kit e Kate uscirono dalla loro scatola magica e corsero subito nel boschetto, dove incontrarono gli altri campeggiatori. Benvenuti al campeggio del boschetto! Grazie! Da che parte è il laghetto di montagna? Vogliamo andare a pescare! Lo aggiungo nel programma! Ma prima c'è la pallavolo e poi la bicicletta. E poi potrete pescare. I campeggiatori del boschetto fanno sempre tutto insieme. Ma io voglio pescare subito. Io mi annoio. So io come divertirci. Facciamo gli scherzi alle paperelle. La prendiamo noi. Ecco, tienila tu. Dipingerò questo melone col fango in modo che sembri una palla. Fantastico! Trovata! L'ha presa in testa! C'è la merenda! Ups, è finita! Scusate! Sono cadute per terra! Finalmente! È ora di pescare! È tutto il giorno che aspettiamo di poterlo fare! Ecco il pane per l'esca! Perfetto! I pesci verranno a mangiarlo e noi li prenderemo! Ho preso un pesce! Deve essere gigante! Ehi! Anch'io! Tiriamoli su! Uno stivale! Una ruota? Non è divertente! Io non ci vengo più in questo campeggio! Ci hanno rovinato tutto! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Che succede, Micetti? Le paperelle ci hanno fatto uno scherzo di cattivo gusto! Sapevano benissimo che non vedevamo l'ora di pescare! E ci hanno rovinato tutto apposta! Ma è terribile! Perché mai l'avranno fatto? Avevate fatto loro degli scherzi? Ecco, sì, ma erano divertenti! Abbiamo dato loro un melone al posto di una palla! E abbiamo bucato le ruote della bicicletta! A me sembra che anche voi abbiate rovinato il loro divertimento! Magari le paperelle ci hanno fatto quello scherzo soltanto perché gliene avevamo fatti anche noi! Adesso ho capito! Non si deve mai fare agli altri qualcosa che non vorremmo mai che gli altri facessero a noi! Grazie, grazie papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kit, ma questa volta non rovineremo il divertimento delle paperelle! Giusto! Faremo in modo che si divertano e poi toccherà a noi! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro avventura al campeggio. Ma questa volta, invece di rovinare il divertimento alle paperelle, resero la giornata ancora migliore. Ecco, abbiamo una palla speciale per voi. Abbiamo usato il legno del boschetto per costruire una rampa di lancio. E quando finalmente arrivò il momento di andare a pescare, le paperelle portarono tutto il pane che riuscirono a trovare. Grazie! Mi sa che pescheremo un sacco di pesci adesso! Secondo me, i pesci si divertiranno molto di più se gli daremo solo da mangiare il pane senza catturarli! Ehi, paperelle! Potete portare il pane ai pesci? Sembrano divertirsi! Sono contento che non li abbiamo catturati! Così possono portarci a fare un bel giro! Kit e Kate scoprirono che se tratti gli altri come vorresti essere trattato tu, tutti quanti si divertiranno molto di più!